Dire materialista. Mia madre era molto suscettibile riguardo alla propria età. I 70 anni non ce l'ho ancora, disse risentita. Il vecchio orologio a pendolo in cucina batté le 5. Mandava un rintocco strano, rumoroso e senza tono. Sospirai, mamma, perché non butti quel bene culturale? Mi vengono i brividi quando lo sento. Ma perché un ricordo di tuo padre che adesso non c'è più? Va bene, mamma, papà è soltanto trapassato. Ti comprerò al mercatino un altro orologio al posto del pendolo. Pensavo che i materialisti come mia madre, che sembra che vivano soltanto di materia, hanno risolto il problema, nel senso che comunque vadano le cose. Per loro la morte è un dato esistente e che si possa sopravvivere è cosa che non interessa il ciclo della loro vita. Ma quelli come me, che purtroppo credono nel dopomorte, che cosa devono pensare e fare? Io lavoro alla biglietteria della stazione tutti i giorni, tranne una domenica sì e una no. Le domeniche e i giorni di festa ci sono altre due cassiere alla biglietteria. Una lavora al computer e un'altra sta lì per dare una mano. Entrambe sono materialiste. Osservandole a lungo ho capito che anche loro inconsapevolmente rispondono al fine dell'evoluzione, che è quello di reincarnarsi per avere l'esperienza della materialità a fronte della spiritualità, che è sempre presente anche per loro. Osservando a fondo mia madre e le mie due colleghe, ho capito che nel quotidiano nessuna delle tre vive appieno l'esperienza della materialità. Il loro materialismo diventa in gran parte una teoria che non ha piena corrispondenza nella vita vera. Quando la biglietteria ha subito una rapina con pistole puntate e così via, anche le mie due colleghe hanno pianto e si sono disperate per la paura. Anche dopo, quando è arrivata la polizia, tremavano per lo spavento ed entrambe hanno gridato: Dio mio, ti ringrazio di avermi salvata. Allora non erano materialiste. Quando mia madre è stata scippata e gettata a terra perché non mollava la sua borsa, invocò il marito, trapassato: Mario, aiutami, Mario, aiutami. Allora non era materialista. Adesso mia madre e le mie due colleghe ripetono che sono ancora materialiste, ma che materialismo è se invocano Dio ed i trapassati. Per la meraviglia della legge, tra il modo di vivere del materialista e il modo di vivere di uno spiritualista non c'è una sostanziale differenza, perché il fine della vita è per tutti una corsa verso il superiore. Dire materialista non significa molto.